Cecilia Gallerani, la dama con l'ermellino, nel manifesto che annuncia la nascita di Leonardiana a Vigevano, nel Pavese, il primo museo dedicato a Leonardo da Vinci al mondo, che mostra l'intera opera del genio fiorentino. In un unico luogo i facsimili, cioè le copie, di tutto ciò che Leonardo realizzò con le proprie mani. Disegni, codici, taccuini, dipinti. Qui Leonardo ha scritto il codice H, detto anche codice di Vigevano, proprio sulle acque. Sì, Leonardo era ossessionato dal progetto dell'acqua, che invadeva poi la città ideale, il progetto della città. E proprio qui a Vigevano ha scritto questo piccolo codicino, che qui c'è in replica, che racconta il progetto dell'acqua. Un museo nuovo, high tech, stampa in 3D, iPad a consultazione, dagli studi del cavallo alla riproduzione in facsimile sfogliabile di tutti i codici di Leonardo, affidata nel 1964 a Giunti Editore. Certamente d'effetto la Pinacoteca Impossibile. Nella stessa sala, uno accanto all'altro, 26 capolavori esposti nelle pinacoteche di tutto il mondo. La Gioconda, la Vergine delle Rocce, accanto all'Ultima Cena, riprodotte in scala reale con speciali tecniche ad alta risoluzione. Leonardo e le feste. Leonardo era un grandissimo progettista di feste, disegnava apparati interessanti, ma disegnava cose, non so, parrucche, vestiti.